Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a moltiplicare questa, la menta, che tra le piante aromatiche è sicuramente una delle più apprezzate. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quanto sia facile moltiplicarla, sarete contenti di averlo fatto. Questa è una pianta che si presta bene ad essere propagata essenzialmente in tre modi, tramite rizoma, tramite seme o più semplicemente tramite talea. Propagazione con il metodo delle talee. Se si deciderà di moltiplicare la pianta tramite talea, ciò che si otterrà sarà un vero e proprio clone della pianta donatrice, quindi quella dal quale andrete a prelevare la talea stessa. Quando lo farete, l'unica accortezza che vi chiedo di rispettare, ma questa è tassativa, è di non scegliere un rametto troppo esile, ma di prenderne uno che abbia 3-4 mesi di vita, come questo, insomma che, quando lo si tocca, dia l'effetto di essere un vero e proprio rametto legnoso, quindi che abbia un diametro di almeno 2-3 mm. Trovato il rametto, non resterà altro che prendere delle forbicine, sterilizzarle, onde evitare di passare poi muffe e batteri durante il taglio alla pianta madre e alla talea, ed andare semplicemente alla base e tagliare in questa maniera. Così. Tagliato il rametto, si può procedere essenzialmente in tre modi. Procurarsi un bicchiere, riempirlo con circa 2 cm di acqua ed andare ad inserire all'interno la talea. E trascorse circa 2 settimane, riprendere il vaso per verificare se il rametto ha creato o meno le radici, quindi tirarlo fuori dall'acqua e controllare. In questo caso direi che tutto è andato nel migliore dei modi. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia l'apparato radicale, quindi c'è la prima radice che è nata, che adesso è lunga circa 12-13 cm, dal quale sono nate tante altre piccole radici, che è l'apparato radicale secondario in realtà, e questi sono lunghi circa 3-4 cm. Ed in più la stessa talea, in un altro punto, qui, ha iniziato a generare altre radici, direi che è davvero una talea perfetta. E se andiamo a guardare meglio, proprio nel punto dove è nata la radice, la prima radice, c'è già un piccolo germoglio, quindi significa che se noi andremo ad interrare il tutto, lasciando praticamente il filo del terreno a questa altezza, proprio da qui inizieranno a spuntare tanti piccoli germogli che daranno origine alla nuova pianta. Altro che prendere un vasetto di circa 10 cm di diametro, riempirlo con della torba di buona qualità ed andare ad inserire il rametto all'interno. Quindi semplicemente prendere un cucchiaino, fare nel centro un foro che sia più o meno di 5 cm di profondità, andare ad inserire, stando molto attenti a non rompere l'apparato radicale, quindi fare molto piano, andare ad inserire il tutto all'interno e fare in modo che il filo della radice venga a malapena coperto dal terreno, così non serve interrarlo di più. Dopodiché prendere un vaporizzatore e nebulizzare tutto intorno. Se si volesse ottenere più talee, si potrebbe procedere anche in un altro modo, ovvero quello di sezionare il rametto in tante piccole porzioni, ottenendo così molte più talee e quindi molte più probabili piantine. Quindi semplicemente prendere delle forbicine ed andare a tagliare nel punto nel quale si creano i nodi, ovvero dove ci sono le foglioline. Quindi questo, per intenderci, è un nodo. Noi dovremo andare a tagliare circa mezzo centimetro sotto il nodo e mezzo centimetro sopra, semplicemente in questa maniera. Così. Ecco qua. E l'operazione è conclusa. Ottenute le talee, non resterà altro che andare ad immergerle, anche in questo caso, in un contenitore con dell'acqua. Ed aspettare semplicemente che queste formino un apparato radicale importante, in modo che, spostate nella terra, possano vivere di vita propria. Questi contenitori, sino a che i rametti non avranno prodotto l'apparato radicale, andranno posizionati in un punto dove prendano molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, e che sia un posto dove le temperature siano almeno di 18 gradi. Altra tecnica che reputo davvero molto valida è quella di interrare tutta la talea tranne la parte apicale, ma prima di farlo occorrerà pulirla, quindi togliete tutte le foglie del rametto, in questa maniera, lasciandone circa 4 o 5 in superficie. Così sarà perfetta per procedere con le operazioni successive. Pulito il rametto, non resterà altro che inserirlo all'interno del terreno, quindi procuratevi un vaso che abbia uno dei due lati che sia maggiore rispetto alla lunghezza della talea che avete appena creato, e fate in questa maniera. Quindi prendete un cucchiaio, create un solco nel centro del vaso e fate in questa maniera. Quindi andate semplicemente ad adagiare il ramo in questa maniera e dopodiché copritelo così. Una volta fatto, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che il terreno, sino a che non nasceranno giovani piantine, rimanga sempre bagnato.
Trascorso all'incirca un mese, andando a riprendere il vaso potremmo notare che sono nate delle giovani piantine, in questo caso 5, direi che è davvero un ottimo risultato. Quindi non resterà altro che aspettare che queste si sviluppino, che crescano e che il loro apparato radicale vada a riempire tutto il vaso e che da lì nascano nuove piante. Nel giro di brevissimo tempo tutto il vaso sarà pieno di giovani piantine. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono. Propagazione per seme. Quando la pianta diventerà adulta, inizierà a fare nascere anche dei fiori. Questi, se saranno fecondati, daranno origine a dei piccolissimi semi. Quindi basterà farli maturare, raccoglierli, farli essiccare e dall'interno estrarli. Estrarre i semi dal fiore è davvero molto semplice. Sarà sufficiente aspettare che questi siano completamente secchi e semplicemente con le dita fare questa operazione, schiacciarli. E guardate un po' come i semi si staccano dallo stelo. Ecco qua. Questi sono i semi. Estratti i semi, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con della torba, dopodiché prenderli e cospargerli in questo modo, semplicemente spolverandoli sul terreno. Cercate di ottimizzare tutti gli spazi. Dopodiché prendere una forchetta e fare in questa maniera, muovere leggermente il terreno in modo che i semini non vadano troppo in fondo al terreno, ma che rimangano proprio in superficie. Poi prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto abbondantemente. Posizionare questo in un luogo dove prenda molta luce, ma mi raccomando, non i raggi del sole diretti, e bagnare costantemente sino a che non spuntino le piantine. Dopo soltanto 10 giorni, le prime piantine inizieranno a spuntare. Dopo un mese le piantine saranno alte circa un centimetro. Col passare dei giorni le piantine cresceranno sempre di più. Quando diventeranno alte più o meno 3-4 cm, allora saranno da spostare in vasi singoli, in modo che lo sviluppo di una non vada a compromettere il corretto sviluppo delle altre. Propagazione per radice. La prima cosa da fare sarà quella di pulire la pianta e lasciare semplicemente dei rametti che siano alti massimo 5 cm. È un'operazione davvero molto facile e veloce. Considerate che in 30 secondi è stata fatta. Una volta pulita, questo è il risultato, sarà sufficiente tirare fuori il pane radicale dal vaso. Schiacciate sempre alla base del vaso per aiutare e facilitare questa operazione, ed una volta che otterrete il pane radicale sarà sufficiente separarlo o con le mani, ma se non ce la fate potrete utilizzare anche degli attrezzi quali per esempio un coltello. Allora iniziate a dividere in due . Qui ci sono tutti i rizomi, tiriamone fuori uno. La cosa ideale sarebbe dividere in quattro il pane radicale e poi ogni quarto metterlo in terra. Io vi faccio vedere che cosa viene fuori suddividendo il tutto. Come potete notare ci sono delle radici, c'è un rametto, ma qui ci sono tantissimi piccoli germogli. Quando andremo a mettere questo all'interno di un vaso, questo genererà un'altra pianta che vivrà di vita propria. E fatelo per tutti i rizomi che riuscirete a tirare fuori dal pane radicale. E alla fine della pulizia questo è ciò che ho ottenuto. Direi che è davvero un ottimo risultato, proprio perché adesso ognuno di loro andrà messo in singoli vasi e se tutto andrà come si spera, quindi si attecchiranno tutti, da un'unica pianta di partenza ne avremo ottenute 8, che saranno l'esatto clone della pianta donatrice. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il rizoma. In questo caso c'è il tronco adulto che è stato precedentemente tagliato, alla sua base 3 giovani germogli ed in più un apparato radicale davvero molto importante. Direi che questo è davvero un ottimo punto di partenza per cercare di ottenere una giovane piantina. Quindi procurarsi anche in questo caso un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm, riempirlo con la stessa miscela che vi ho proposto prima, fare un buco nel centro di circa 4-5 cm di profondità, dopodiché andare ad inserire il tutto all'interno. State attenti a non rompere le radici, dopodiché rinzaffare tutto intorno. Se ce la fate, fate in modo che i germogli già nati rimangano fuori dal filo del terreno. Ultimata l'operazione, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto abbondantemente. E con questo
il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli un'occhiata. Sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno di tutti i video che ci sono lo troverete. E altro favore che vi chiedo, se ce la fate, condividete i video nei social, perché in questo modo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Quindi, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.